Libero Grassi era un imprenditore libero, di nome e di fatto. Denunciò pubblicamente sul giornale la sua volontà di non cedere alle minacce della mafia. Guarda di fronte a te per vedere come è accaduto l'attentato. Questo fatto non piacque a Cosa Nostra, che lo uccise la mattina del 29 agosto 1991. Il figlio Davide e la vedova Pina Grassi raccolsero la sua eredità di impegno civile e politico, dando il via alle prime associazioni anti-racket. A Palermo, poco dopo le 7:30, è stato assassinato l'industriale Libero Grassi. Lo hanno colpito con 3 colpi di pistola mentre usciva dal portone di casa. Libero Grassi era uno di quegli industriali che nei mesi scorsi aveva avuto il coraggio di opporsi al ricatto della mafia. Insieme ad altri imprenditori aveva sfidato la malavita del racket. Pubblicamente aveva affermato di non voler pagare le tangenti alla mafia e di essere disposto a rischiare in prima persona. In questi mesi altri imprenditori si sono uniti a Libero Grassi. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo politico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio della nostra redazione di Palermo. Era diventato un uomo simbolo in una città con pochi atti di vero coraggio. Da solo, come ogni mattina, si stava recando nella sua fabbrica tessile sotto Monte Pellegrino. I sicari, forse 2, hanno agito alle sue spalle, gli hanno sparato prima al torace, poi 2 colpi alla testa, devastanti. 67 anni, impegnato in politica, recentemente rientrato nel Partito Repubblicano, Libero Grassi lo scorso anno era stato protagonista di un gesto controcorrente. Aveva denunciato alla magistratura un tentativo di estorsione, aveva rifiutato di pagare il pizzo. Qualche giorno dopo aveva subito una rapina, un messaggio esplicito, come dire, senza protezione ti può accadere di tutto e di peggio. All'inizio dell'anno arrivano nuove richieste del racket, questa volta Libero Grassi si rivolge ai giornali. Alcuni dei presunti taglieggiatori sono finiti in carcere. Per gli investigatori la pista privilegiata sembra essere quella della risposta delle cosche al gesto di resistenza dell'imprenditore che aveva già fatto proseliti. Molti altri commercianti infatti avevano seguito il suo esempio. Grassi nasce a Catania nel 1924. A 8 anni, con la famiglia, si trasferisce a Palermo. Antifascista, dopo essersi laureato in giurisprudenza, rinuncia al sogno di una carriera da diplomatico per diventare imprenditore nel campo del tessile. Così, con la moglie Pina Maisano, inizia a gestire uno storico negozio di tessuti in centro a Palermo. Libero e Pina hanno 2 figli, una barca e un'azienda fiorente. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando l'attività, la storica fabbrica Sigma, viene presa di mira da Cosa Nostra, che pretende il pagamento del pizzo. Grassi, a differenza di altri imprenditori, ha il coraggio di opporsi alle richieste di racket della mafia e di uscire allo scoperto, denunciando gli estorsori, e persino i suoi dipendenti lo aiutano, facendo scoprire alcuni degli emissari. La condanna a morte di Grassi arriva dopo la pubblicazione sul Giornale di Sicilia e una lettera dove annuncia il suo rifiuto a cedere ai ricatti della mafia. Lasciato solo in questa lotta dai suoi colleghi imprenditori e dalle istituzioni, è assassinato il 29 agosto 1991. 2 uomini armati di pistola calibro 38 gli sparano addosso 4 colpi, lasciandolo in una pozza di sangue. Anche quel maledetto giorno stava andando a lavorare, in una città dove voleva sentirsi e vivere come il suo nome, Libero. Libero Grassi era un imprenditore nel condurre la sua azienda, ma anche la sua vita. È stato assassinato sotto casa mentre stava prendendo la macchina per andare a lavorare alle 7:30 di mattina, perché è stato il primo a raccontare in pubblico cosa erano le estorsioni mafiose e quali conseguenze provocavano nella società. Sono arrivato sul luogo dove era mio padre abbastanza preparato. Purtroppo era morto, non era soltanto ferito. L'immagine che ricordo di più è quella di mia madre seduta sulle scale della portineria che mi dice: ora che facciamo? Mio padre è stato insignito di medaglia d'oro al valore civile. Il ricordo della sua persona è rimasto un esempio da seguire, non solo per la lotta alla mafia in senso stretto, ma come esempio di una società più giusta, più tollerante, più aperta, dove tutti
possano vivere meglio. È stata una persona che ha vissuto molto intensamente. Non si voleva precludere nessuna opportunità che una vita normale possa dare. Era un padre, era un marito, era un grande amante dell'altro sesso, era un grandissimo sportivo. Mio padre giocò in Serie A pallacanestro. Essere alto 1,80 m quando lui aveva 18 anni era essere giganteschi. Si sentiva soprattutto un ottimo ballerino, era un buon velista e anche lì si sopravvalutava. La cosa che mi sento di dire è che non si deve ritenere importante che occorra soltanto comunicare, occorre anche provare a fare delle cose. Rischiamo di buttare via tutto il buono che abbiamo e conservarci soltanto quello che non serve. Sento bisogno di concretezza per il quotidiano e questo già costituisce un grande sogno.